Ehi là, ho il braccio libero, non vi faccio vedere la cicatrice. Probabilmente la vedrete perché sapete che a me piace gesticolare, però magari è meglio che la vediate per caso piuttosto che non ve la faccio vedere io. Magari qualcuno è sensibile a certe cose e poi dice: no, no, ma Cinefolli, ma che mi fai vedere? No, non voglio dire. Però può darsi che la vedrete, come vedrete che la mano è monca ancora, non è che, cioè, questo lo posso fare, più di così non lo chiudo, insomma. Ci stiamo lavorando, ok? Ci stiamo lavorando e stiamo cercando piano piano di arrivare ad una conclusione definitiva di questa cosa, che sarà lunga ancora, arriveremo tanto tempo, tra tanto tanto tempo si concluderà, ma... Il preambolo è finito. Non ho detto buon cinema a tutti, lo avrete notato. Non ho detto buon cinema a tutti perché oggi non parliamo di cinema in questo video, parliamo di YouTube. Ed è uno di quei video moralisti, uno di quei video rompicazzo, uno di quei video che veramente dici: ma Cinefollì, ma parla dei Civil War, ma parlaci del cinefumetto, ma che ne pensi del Ghostbuster? Il Ghostbuster è carino, fa ridere, è simpatico, bellino, no? E Warcraft fa cacare. Ma vabbè, andiamo con ordine. Voglio fare uno di questi video onesti, quelli in cui io faccio tutti questi discorsi che non servono a un cazzo per arrivare ad una conclusione che non gliene frega niente a nessuno. Quindi, cominciamo. Perché la domanda che mi sono posto, che mi hanno posto, ma perché non fai più i video? Perché non fai più i video? Perché YouTube lo... Ma fai un video! Torna a fare video! Ah, regà. Il motivo principale per cui ho smesso di fare video era perché YouTube mi annoiava. In tutta onestà, non ho mai trovato, non ho più trovato in YouTube quello spicco, quella voglia, quella brillantezza, quella volontà di essere sempre nuovo, fresco, eccetera. Si è omologato in una maniera piatta, stabile. E quindi mi sono allontanato dal mondo di YouTube molto facilmente. Ricorderete, spero con felicità, il progetto di The Cresis in cui avevamo messo tutti insieme, ma poi il progetto era dimostrare che un canale collettivo poteva funzionare al di fuori del guadagno individuale. Evidentemente mi sbagliavo. Da lì è cominciata un po' la mia disillusione per il mondo di YouTube, in cui tutti facevano le stesse robe, non c'era mai un rinnovamento, finché ho cominciato a riguardare, ad andare a cercare dei video di canali a cui ero iscritto ma che non seguivo più. Che cosa ti ritrovo? Ah, faccio questa premessa, ok? Citerò dei nomi di YouTuber, ma non sono critiche a loro, ok? Alcuni di questi so che non se la prenderanno a male perché sanno fondamentalmente che con la mia opinione ci si possono pulire il culo, perché io non valgo un cazzo e voi siete voi, cioè il contrario del Marchese del Grillo, no? Ma al di là di questo, e non è un lecchinaggio, è semplicemente la verità, cioè sono opinioni buttate così per farvi arrivare un concetto. E cito quei nomi perché effettivamente fanno parte della riflessione, non tanto perché deve essere una critica a loro, potevano essere loro come chi altri. Chiusa parentesi e chiuso la premessa. Quando sono tornato a guardare dei video su YouTube mi sono ritrovato. Dally Mello che faceva il flame, come tutti poi hanno fatto su YouTube, fa cagare, sono partite, ancora si parla di denunce, querele, cazzi e mazzi, che io credo che fondamentalmente basta anche, no? Quindi avevo trovato un flame gratuito collettivo su YouTube, come ai tempi di Francesco Sole, come ai tempi dei Selvaggi a non mentire, come ai tempi di tutti contro i gamer. E mi sono ritrovato tutti contro YouTube fa cagare. E va bene. Quindi mi ritrovo Dally Mello che si inserisce nei flame per diventarne portavoce ufficiale, che fondamentalmente credo sia l'unico che abbia veramente detto qualcosa di utile, quindi onore al merito per Dally Mello. Poi mi ritrovo questo, mi ritrovo Victor Laszlo che parla del Joker perché è uscito sui Side Squad. E allora facciamo un video special sul Joker che ripercorre tutti i Joker cinematografici partendo da Cesar Romero, passando per Jack Nicholson fino al compianto Heath Ledger e arrivando a... chi è? Jared Leto? A Jared Leto. Ma basta! Non per Victor Laszlo, cioè questo è una cosa per dirvi che... Ma basta, sono 20 anni
che fanno il Joker, sono 20 anni che si parla del Joker partendo da Cesar Romero, Jack Nicholson, tutta la lista dei Joker. E poi mi sono ritrovato, ho chiuso il video quando ha detto la frase: il Joker di Nicholson e quello di Ledger sono diversi. Grazie al cazzo, però. Cioè, basta. È dal 2005 che va avanti sta... Stavo meglio Nicholson, meglio Ledger, ancora. E questa non è una critica a Victor Laszlo, che giustamente, se voi guardate quella roba lì, lui fa quella roba lì. Ma voi! È dal 2005 che se parla di è meglio Nicholson e meglio Ledger, ancora! Ancora vi guardate sta roba qui! Non perché l'ha fatta Laszlo, ripeto. Perché l'hanno fatta? Perché l'hanno fatta e rifatta? Se voi cercate, Joker, Nicholson, Ledger, su Google vengono fuori, tra video, articoli, cazzi e mazzi, una lista infinita di roba tutta uguale, che finisce col concetto: il Joker di Ledger e di Nicholson è diverso l'uno dall'altro, sono differenti. Avete rotto i coglioni, o pubblico, ma ti svegli. Poi mi trovo Frusciante, che è un altro personaggio che qui io alzo le mani. Fortuna che ho fatto la premessa prima, che tanto non servirà a niente, perché io ho fatto la premessa pure per il video del Cinema Today, e la gente che mi dice: ma il Cinema Today è una grande iniziativa. Sì, l'ho detto io, poi nel video lo dico. Mi scrivono sotto: sì, ma queste non sono bugie. Ma te lo dico io, i primi 5 secondi di video, che non sono bugie. Ma le ascoltate le cose che dico oppure no? Questo è un altro dei tanti motivi per cui avevo, mi ero rotto i coglioni di fare i video su YouTube, perché il pubblico non ascolta. E poi mi fate le pulci, questa è fantastica, ma la devo dire, mi state sul cazzo, voi che mi fate le pulci, quando io dico telecamera invece di macchina da presa. Siamo su YouTube, bisogna economizzare i tempi. È vero che dire macchina da presa non è che toglie tutto questo tempo, però quando uno parla fluidamente... è proprio a livello linguistico che macchina da presa non è fluido. Telecamera, 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 telecamera. Ci sono delle liquide dentro telecamera, non ci sono interruzioni. Macchina da presa non è continuativo, perché c'hai una plosive, che è la P, che già ti interrompe il flusso di aria. E quindi non è la stessa cosa dire macchina da presa e telecamera. Scriverlo è la stessa cosa. Anzi... scrivendo tu devi essere tecnico, ma dicendo le cose, la liquida, telecamera, è molto più facile dalla P che ti interrompe il flusso di... Ma queste sono cose linguistiche che voi non ve ne frega un cazzo, però ve lo dovevo dire, perché non c'entrava neanche niente in questo video, però va bene, dai. Sono quei fantastici momenti di disagio mentale che c'ho io quando parlo di cose, però è così frusciante, ecco, dicevo. Ho fatto la premessa, ma tanto non servirà a niente. Frusciante, io lo dico una cosa su Frusciante e sembra che lo attacchi, allora Frusciante è Dio, non si può dire niente. Ma Frusciante, che dopo 4 anni, 5 anni di video, monografie su registi e registi e registi importanti che la gente ha conosciuto grazie a lui, quindi i pregi ce l'ha sta gente, ok? Ho detto un sacco di pregi, delle mele a Victor Laszlo e pure a Frusciante. Ti ritrovi a parlare di Jackson, Peter Jackson, 2 ore di video su Peter Jackson, in cui il concetto è: Snyder fa cagà, ma Peter Jackson è bravo a girare, quindi è bello tutto. Pure i 3 Hobbit sono belli, invece sono divertito perché Jackson sa girare. E si ritorna ancora una volta a vedere sempre le stesse cose, no? Quindi Frusciante che inveisce contro Michael Bay e Snyder, e che invece elogia i suoi registi preferiti. Quindi siamo ancora lì a ribattere che Snyder fa cagà, che non è vero. Però Snyder fa cagare, sì, fa cagare, ma a modo suo, ok? Quindi è un discorso un po' complesso quello di Snyder, non lo affronterò qui. Se vi interessa che io parli un attimino di Zack Snyder e del mio punto di vista su Zack Snyder, non farò una monografia, assolutamente no, perché non mi piacciono le monografie, sono robe da lasciare alle enciclopedie di cinema e poi non ne sono in grado. Lasciatemi un commento qua sotto, così magari in un altro video parleremo di Snyder, ma continuiamo su questo concetto. Poi Barbie Xanax, tiriamo fuori anche Barbie Xanax, che era scomparsa nei meandri del Barbie Xanax assaggia, e poi viene fuori con un video dedicato al femminismo in cui tutti i maschi che dicono che Suicide Squad è brutto perché le donne non si devono innamorare del Joker, e in particolare Victor Laszlo e Bob Appeso, non citati, e sono degli stronzi. Tut-
tutti maschi sono stronzi, evviva Harley Quinn, e noi dobbiamo essere tutte Harley Quinn, evviva eccetera eccetera. Non l'ho visto il video di Barbie Xanax, perché avendomi bloccato, non potendo io interagire con un contenuto per cui si deve interagire, non guardi i suoi video, cioè non ti faccio monetizzare con la mia visualizzazione nel momento in cui tu vieti me di dire la mia. Per cui, ma questo è un concetto, non è una ripicca, è semplicemente io mi vedo privato della mia possibilità di dire la mia su un tuo prodotto, non guardo un tuo prodotto se non posso opinare, ok? Questo è il concetto, non è cattiveria, non è smacco o ripicca o quello che è. Fatto sta che Barbie Xanax che fa la femminista da tastiera o da videomaker, che dir si voglia, Victor Laszlo che parla un'altra volta del Joker, Frusciante che parla un'altra volta del Snyder, Delle Mello che parla un'altra volta dei degradi di YouTube Italia, e poi tutti contro i gamer, quindi Ciccio Gamer, quindi quello e quell'altro, avanti, indietro, destra, sinistra, e non c'è, nonostante che io abbia ricominciato a guardare i video, dici, dov'è la novità su YouTube Italia? Dov'è che, quando è che qualcuno fa qualcosa di nuovo? E quindi mi sono fatto questa domanda, ma io faccio sempre le stesse cose? E riguardando i vecchi video, effettivamente non davo mai roba nuova. Infatti i più attenti di voi, i più, affezionati di voi, avranno già visto che molti video vecchi sono stati privatizzati perché non piacevano a me. E io ho questa teoria che se una cosa che io ho fatto non la voglio rivedere io stesso, perché gli altri la vorrebbero vedere o la dovrebbero vedere? Da lì in poi mi sono cominciato a fare delle domande, ho detto, ma io voglio fare veramente YouTube, voglio continuare a fare video su YouTube per cosa? E mi sono risposto, non voglio fare video su YouTube per le visualizzazioni e i soldi, che fanno piacere quando arrivano le visualizzazioni, ok? Io non nego che le visualizzazioni sono importanti, ma non voglio fare YouTube per quello. Cioè le visualizzazioni devono arrivare perché dei contenuti io li propongo. Quindi non voglio fare visualizzazioni su YouTube, non voglio fare denaro sonante su YouTube, perché prima di arrivarci con la roba che faccio io, figurati, campacavallo. Allora dici, voglio dare sempre gli stessi contenuti a YouTube Italia? No, perché non sono io, perché fa schifo dire sempre le stesse cose, dare sempre le stesse cose e proporre sempre le stesse riflessioni sugli stessi film. Allora, perché devo continuare a fare YouTube Italia? Perché devo continuare a fare video su YouTube? La risposta è arrivata, ecco la parte romantica di questo video. La risposta è arrivata da alcuni di voi, ma nel corso del tempo, ok? Da un Alessandro Sala che mi dice, sei una persona interessante, mi piace come ti poni, mi piace come parli di cinema, sponsorizza il mio filmato perché è un filmato a tema sociale e serve per raccogliere dei fondi, sponsorizzalo. E quindi è successa questa collaborazione. Vado alla mostra del cinema di Pesaro, l'ultima, mi ferma un ragazzo che si chiama Suranga, che ha fatto un film che sta uscendo nelle sale per un figlio, se vi capita andatelo a vedere, e se capita a Pesaro lo andrò a vedere e ne riparlerò. Intanto vi do questo piccolo input per un figlio che dalla mostra del cinema di Pesaro è riuscito a trovare una distribuzione e ad arrivare anche nelle sale, sicuramente pochissime immagino, ma ad arrivare anche nelle sale. Suranga, che è un regista, mi ferma e mi dice, i tuoi video sono fantastici, ho visto il video sul cavallo di Torino, hai detto cose giustissime, ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti, quindi grazie. E poi altri ragazzi, tra Francesco e altre persone che nel corso del tempo mi fanno Mattia. L'ultimo è stato Francesco, quindi vi racconto questo episodio. Mattia, guarda, grazie, perché tu hai fatto un video su Julieta, nessuno ha fatto un video su Julieta, tu hai fatto un video su quel film di Almodovar e mi hai invogliato ad andare a vederlo, a recuperarlo. E grazie a te io ho visto un film che mi è piaciuto tantissimo. Ma se tu non ne avessi parlato, io quel film non l'avrei mai visto, quindi grazie. E io dico, allora, nel momento in cui sto qui a perdere tempo 20 minuti, anche sto giro saranno 20 minuti, a parlare di cinema, magari qualche volta anche commerciale, magari qualche volta anche meno commerciale, quello che volete,
ma poi faccio un video che arriva a meno persone, perché Julieta l'ha visto, l'avete visto in pochissimi quel video, anzi vi invito ad andarla a vedere, un video un po' inutile, però credo che avendo avuto questo risultato, credo che sia più che giusto che qualcuno di voi lo vada a vedere, questo video su Julieta. E dicevo, arrivando poi a questa cosa, di quelle persone che hanno visto quel video, alcune sono andate poi per curiosità ad andare a vedere il film. Io credo di avere vinto. Scusate la poca modestia che metto in queste parole, ma anche con i commenti critica, che comunque si aprono dei dibattiti interessanti sotto i miei video, è sempre stimolante, ok? Tra l'altro farò un video nei prossimi giorni, ho già anticipato di che cosa si parlerà su Telegram, quindi i canali di Facebook, di Telegram e tutti gli altri miei social sono qui sotto, li potete andare a visitare, iscrivervi, e vi consiglio di seguire Telegram, perché da oggi prenderà una piega diversa, tutti i social prenderanno una piega diversa, il canale prenderà una piega diversa, ma la piega diversa che prenderà il canale ve la farò scoprire, ve la racconterò nei prossimi giorni proprio su Telegram. La voglia di portare cose nuove, la voglia di portare nuovamente me stesso su queste reti è data proprio da questi risultati, che sono tutti risultati di carattere morale, in cui poi si instaurano anche magari rapporti di amicizia che sono anche duraturi, come con Alessandro Torre, come con Emanuele Rauco, come con Fabrizio, cioè Fabrizione Ciavoni, che saluto tanto. Prima parlavamo solo dei miei video, poi è tanto caro quel ragazzo, io gli voglio un gran bene a Fabrizio, ma voglio bene a tutti quelli che ho conosciuto grazie a YouTube Italia, a parte sti cani che abbaiano sempre. Uno dice, perché tutte le volte devi lottare con i cani, con le macchine, con i Simpson, No, perché veramente, scherzi a parte, perché mi fa piacere che la gente mi dica grazie, perché ho fatto una cosa che poi li ha portati a delle cose che magari non avrebbero conosciuto senza di me. Per quanto possano essere brutti i miei video, perché anche il video sul cavallo di Torino, per quanti grazie ha ricevuto, fa un po' cagare. Ci vediamo prossimamente con Cinefollie, con i prossimi aggiornamenti, con delle tante novità, e niente, grazie ancora, e scusate la rottura di coglioni.